Miriam Leone, sexy in costume intero nude look. È un vero inno alla felicità l'ultima foto pubblicata da Miriam Leone sul proprio profilo Instagram. La bella attrice e conduttrice televisiva è ritratta sorridente e sdraiata in spiaggia, su un lettino color legno. Ma a infiammare i follower è il look dell'ex Miss Italia. Miriam indossa un costume intero color carne che la fa sembrare nuda. La felicità è tutta in uno scatto. Gli occhi chiusi, il sorriso stampato sulla faccia e un cocktail nella mano sinistra, Miriam Leone è lo specchio della felicità. A commentare la foto, una didascalia tratta da un pezzo di Jovanotti del 2008, Temporale, quando non so dove sono, io mi sento a casa, scrive la bella Miriam. Nel giro di poche ore, la foto raggiunge oltre 20.000 like e i commenti sulla bellezza della giovane attrice si sprecano. Qualcuno contesta la scelta del costume intero, mentre sono tante le ragazze che le chiedono di indicarne la marca. Una bellezza naturale che fa impazzire i follower, non è la prima volta, infatti, che Miriam pubblica uno scatto senza filtri, semplice e naturale. L'attrice è appena tornata da un viaggio in Oriente, tra Giappone e Thailandia, che ha documentato giorno per giorno sul suo Instagram, proprio come una travel blogger. Miriam è uno dei personaggi più seguiti sui social network, proprio per la spontaneità e l'attenzione nei confronti dei fan, a cui regala momenti della sua vita quotidiana. E poi ama sorprendere con degli scatti più sexy e sensuali, come quello che lo vedeva vestita della sola luce proveniente da una persiana. Una donna consapevole del proprio fascino. Miriam Leone è una delle donne più belle dello spettacolo italiano, i magnetici occhi verdi e la chioma rosso fuoco la rendono irresistibile. Ma l'ex Miss Italia dice di non aver costruito la propria carriera sulla bellezza e sull'aspetto fisico. Sicuramente, se non avesse vinto, nel lontano 2008, il titolo di più bella d'Italia, forse non le si sarebbero aperte le porte della televisione e poi del cinema. Ma Miriam ha puntato molto anche sullo studio e sulla preparazione, da bambina leggeva molto, grazie anche a un padre professore che le regalava continuamente dei libri. L'attrice racconta che quando era piccola sognava di sposare Piero Angela, che era il suo mito. Oggi Miriam è una donna che si divide tra programmi televisivi, cinema e fiction ed è una delle giovani attrici più promettenti del panorama nazionale. Sempre molto discreta sulla vita privata, dopo la fine della lunga relazione con Davide Di Leo dei Subsonica, Miriam si è sempre dichiarata single. Alcuni gossip, però, la vogliono in rapporti molto intimi con il collega Matteo Martari, con cui ha recentemente girato una fiction. Se fosse vero, la nuova coppia si appresta a riempire le pagine dei rotocalchi, anche grazie all'avvenenza dei due. Matteo Martari è un ex modello veronese, diventato un sex symbol dopo aver recitato in una fiction accanto a Luisa Ranieri. Anche Matteo è una persona molto riservata sulla propria vita privata e sarà difficile scoprire se la storia con Miriam è davvero reale o solo frutto di pettegolezzi estivi.